Iniziamo finalmente questo vlog di Luca. Ieri sono arrivata, è andato tutto bene per fortuna. Non... Oh mio Dio! Stavo vloggando. Scusa, cosa che ho vloggato ieri? Ci siamo beccati giusto un po' di pioggia quando siamo usciti. La cena abbiamo provato per il concerto di oggi. Il concerto di oggi è andato bene, ce l'abbiamo fatta, c'era abbastanza gente. Anche se pioveva. Ha diluviato. La gente stava con gli ombrelli, quindi sì. Nonostante gli ombrelli. Grazie mille. Ovviamente ha smesso adesso che abbiamo finito. Dato che faccio sempre vlog a Luca, ma ogni anno è più o meno la stessa cosa, oggi volevo dargli un twist diverso e fare un vlog dove chiedo ai miei amici 50 fatti su di me. 50 fatti su di me è un tipo di video che si faceva anni fa. Ho deciso di farlo tornare indietro e metterlo in un vlog. Quindi, sì, sì. Sei la prima malcapitata in questo video. Ma ero del tutto ignara di questa cosa. Esatto, non l'ho detto, l'ho detto solo a Bob che non c'è. E non mi sono preparata, aspetta. Allora, un fatto a caso su di me. Se non ti senti pronta riposto dopo. Sì, aspetta un secondo. Ok, vado da un'altra mia amica che mi conosce bene. Cioè, ci rendiamo conto che la situazione è questa. Fango ovunque. I miei stivali. Ma tu che schifo! Il fango non mi. Com'era? Non mi impensierisce! Ma io sto facendo un tanto. Non è vero! Io ne dico uno adesso che ho proprio pensato stamattina. Oh mio Dio! Io ho visto il post sulla pagina delle Shiki di Facebook. Ho detto questo l'ha scritto Esther. L'ho scritto tu, vero? Aspetta, quale? Quello dove ci vediamo oggi con la grafichina tipo viola. Ok, la grafichina l'ho fatta io, ma il testo mi sa che l'ha scritto sì. Ma che sei di? Perché? Qual era la cosa che allora, ho notato? La cosa è che tu scrivi allo stesso modo da quando c'avevi 13 anni. Effettivamente per quel post non mi sono impegnata molto. Quindi è per quello che sembrava fatta da Esther. Esther ha la cosa che scrive sempre la faccina a due punti B. È vero, sempre, la faccio ancora adesso. È perché ho i dentoni. Cioè. Siamo al primo fatto del vlog. Mi piace primo, molto. Ma se hai colpito il signore malamente. No, e ho ripreso di questa Icari. Allora, la nostra amica vi racconta una cosa divertente. Tenta la pozza di fango gigante. L'anno scorso, con amore di papà, stava cercando di sistemare la giacca della figlia. Siccome Meredy non aveva capito che era il padre di Martina, ad un certo punto fa: che cosa stai facendo? Sono il padre di Martina. Ma infatti ieri ho letto su Twitter una ragazza che diceva: sono nell'età in cui se esco con mio padre devo continuamente urlare papà, se no sembro una escort. Same. Là è dove dovremmo camminare, invece stiamo camminando qua. Sono alla ricerca dello stand di Tom's Hardware. Sto perdendo le speranze. Questa è Anju. Che onore. Se hai un fatto su di me, questo è il tuo momento. Beh, Esther ti abbraccia quando dormi. No, dovevi dirlo. Devo recuperare un po' da ieri, non so se avete notato. Ieri non sono riuscita a vloggare niente. Non ho fatto notarlo, scusa. Perché ieri non ho vloggato quasi nulla, perché è stata una giornata super piena. Abbiamo fatto il primo concerto, il raduno, il secondo concerto, sono tornata a casa sotto la pioggia. È stato molto morta. Stancante, sono letteralmente morta. Ho dolori alle braccia, alle gambe. Ai piedi non tantissimo, però anche là un pochino. Lo stand, non sono riuscita a trovarlo, non mi ricordo, sì l'ho detto nel vlog di prima. Non sono riuscita a trovarlo, ce l'ho rinunciato perché non lo trovo. Che troverò io essere. Grazie, sì, sì. Adesso stiamo andando. Le nostre amiche Aidor un po' in ritardo, però ho avuto questo inconveniente dello stand. E a me scappate qui. Oh, di già! È un altro posto. Ieri c'era il deserto qua. Questa è la potenza del sole. Sto pensando a chi chiedere un fatto su di me. Ciao mio! Bambina, che volevo fare? Avete un fatto su di me da dire in questo vlog? Non è giusto, io ero un pallino. È un questo vlog. Io sto in metà mio, vero? Io nella cameretta a 12 anni che faccio: oh mio Dio, che shiki! Sono troppo fan di Aki! Oh mio Dio! Aki! Oh, questo è un affronto! Ti piacciono le loli, quindi? Può darsi! Quanti anni avevi? 12 anni avevo. Può darsi, sì. Più o meno. E ora ne ha quasi... No, vi prego, questo tagliato. Oggi veramente c'è troppa gente. Sto ancora cercando di prendere il mio accredito. Sono le 3:30. È già andata via metà giornata. Ma dove dobbiamo scendere qua? Può darsi. Tu dire un fatto su Esther? Oh, è arrivato. Ha un pessimo senso dell'orientamento. Sì, è vero. Brava. Sì, ha avuto la conferma in questi giorni, io non capisco niente. Questa volta era giustificata. Esatto. Mi hanno dato delle informazioni sbagliate. Ah sì, è vero, vabbè, non so se dissare il mio server in diretta, quindi... Fai vedere a tutti il tuo braccialetto del potere. I am
want the power. Anch'io ce l'ho, da sì. prima di te. Ce l'ho fatta, oh mio Dio, è stato un rimbalzamento continuo. Ci abbiamo messo circa 5 ore da stamattina. Vero? È dalle 11 che sto cercando questo stand. 11, 12, 13. 5 ore. E la mia giornata è andata avanti così. Va bene, ok. Quindi ora torniamo da dove siamo venute. Dove siamo venute? Japan. Già abbiamo... Town. Japan Town. E abbiamo appena visto i mini cibi di Ventura e voglio morire. So, erano così carini. Tanto così a comprarle. Questo è forse l'unico stand che vedremo, l'unica zona che vedremo oggi. C'è veramente troppa gente ed è impossibile. E vedete anche che è arrivato buio, quindi tra un'oretta essere molto è molto scontenta in questo momento. No, non vedrete niente, però vi racconterò questa cosa al buio. Allora, prima siamo andati a vedere uno stand con tutte le spilline, i gashapon giapponesi, quelli originali importati, ed Esther ha visto tutta la crew di Ciaratti, che in realtà prima abbiamo detto nel video precedente che eravamo gli stessi, ha deciso che lei voleva. Siamo andati e mancava Giorno, c'erano tutti quanti, Giorno non c'era più. Ogni lasciato è perso, il destino non ha voluto. E tipo insisteva, diceva no vabbè te li do tutti, questo qua è l'ultimo, io non voglio anche Giorno. Allora io poi ho detto vabbè Esther, però quel giorno o devi trovarlo su eBay oppure da qualche altra parte. Ed Esther, quale giorno? Che giorno? Non capivo che sta Esther, giorno Giovanna Aruno. Quindi questo è un altro fatto su di me. Esatto, Esther non riesce. Non riconosco quando si parla di giorno Giovanna. Qual è il tuo preferito? Oddio, un'arancia. Un'arancia? Sì. Oddio, non lo so. No, no, non lo puoi dire. Non puoi tradire qualcun altro. Tanto esiste un mio video dove mostro l'uccello. Il vlog di questo Lucca è concentrato sui miei amici, che loro devono raccontare un fatto su di me. Non è esattamente su di te, però è un aneddoto con te. Una delle doti di Esther è che è molto comprensiva e riesce ad essere mia amica anche se, lo dico come una patata, anche se una notte l'ho svegliata urlando i nanetti! Ed era soltanto me che parlavo nel sonno e avevo gli occhi sbarrati aperti. E poi sono tornata a dormire. Ed Esther non riusciva più a dormire. Ma questo è un aneddoto su di te! Esther c'entra solo perché l'hai svegliata, poteva essere chiunque altro. Poverina! Si gioca! No. Momento migliore. Il gioco di quest'anno è When I Dream. Che vuole dire un altro fatto su di me? Oddio, oh no, Esther butta il tappo, anzi scusa. Io ricordo quando Esther era un tappo. Era proprio un bel tappo. Non mi ricordo a quanto risale di preciso, sicuro qualche annetto fa, esatto. Eravamo tutti in piscina. Oh, e c'era Esther e Sissi al bordo della piscina sotto un ombrellone. Tutto a un tratto sento un forte rumore, mi giro e Sissi ed Esther erano state mangiate dal mio ombrellone che era collassato. Tra l'altro siete state fortunatissime perché quell'anno sono morto di... così. Sareste potute morire perché un sacco di quegli ombrelloni avevo qualche nido di vespa. Oh mio Dio! Adoro questo fatto su di me. In realtà era Final Destination. Non è propriamente un fatto su Esther, ma è un fatto sulla mia idiozia. È successo che io non conoscevo ancora Esther, ok? E girava questo ciao miau e tutti dicevano ciao miau, ciao miau, ciao miau. Ciao miau, oh, che parolaccia. Mi è giunta voce che questo ciao miau non provenisse da Esther e che Esther lo avesse copiato da, attenzione attenzione, il gallina. Mi sono ricordata il gallina. Quindi in realtà Esther sta plagiando il gallina. Le galline non fanno ciao più. Davide, no, io è no. stato vero, tutto vero. Voglio ricordare invece il giorno in cui durante un concerto essere stata attaccata da un cartonato. Anche. È successo anche ieri, quindi. Ciao miau, ho appena finito il Get Ready With Me. Sto di fronte alla finestra e sta diluviando, vuole spararmi. Dovrei uscire tra 10-15 minuti, ma non si vedrà mai in telecamera, ma davvero. Era un po' che non piaceva così a Lucca. Super lucky. Yeah. Andiamo all'avventura. Seguiteci. Andrea sta facendo i cornetti tostati. Questo è il mio futuro dopo aver sposato Link. Ma è Link che cugina, stai scherzando? Hai ragione. Sembra un po' una di quelle storie da il coinquilino universitario di merda. Quando una merendina fa cacare, mettetela dentro un pentolino. Questo è un consiglio di vita importantissimo, secondo me. Wow!
La puffa. Oh my god, è bellissimo. Testimonianza del mio cosplay. Che è bellissimo, ma senza foto. C'è anche Ciro. Motion non conta un caso. Perché sarete fuori dal set in questo momento. Wow. Oh my god. Come se avesse un culo gigante. Ma possiamo rintanarci qui sotto per la pioggia. È vero. Della soluzione. Dai, perfetto. Adesso proviamo a fare qualcosa. Dai. La prima scriva un po' di te. Abbiamo fatto qualche non puntina. Non mi guardare che avevo dominato la luce. Dai, questa è tutta la luce che avevamo. Dai, facciamo vedere le Polaroid. Questa sono io. Ma che carina, sembro un fantasma vittoriano. Vittoriana 1890, ricordi estate 1892. Vedi il mio lato migliore com'è più bello. Ora vediamo l'altra. Vedi, sarà un aborto. Oh no, cosa è successo? Siamo ma la foto l'ho fatto io? No, non credo. No, sì. Oh mio Dio, sì. Questa è quella di gruppo. Questa è come siamo usciti. No, no, che vero a vedere. C'è il mio lato bello e il mio lato brutto. Faccia gigantesca, tondissima. Qui faccia un pochino più squadrata. Grazie quindi, per le foto questa vittoriane. Questa è sicuramente tua, figurati. Qua sta pampa. Ma che dillo mio è? Grazie Sissi per questa ripresa. Sa che finirà così il vlog di Samus. No dai, è ancora tutta la sera. Sì, questo vlog non sto prendendo la piega che volevo. Credo che chiamerò un mio amico per chiedergli un supporto morale. Pronto? Pronto. Buongiorno. Ciao Bob, il vlog sta andando male. Nonno. Hai un fatto su di me da dire? Non piace il caffè, ma le cose al caffè sì, e la coppa del nonno soprattutto. Ma ridere bene. Sono pronto. Esatto. Grazie, avresti un consiglio per migliorare questo vlog? Sì, inserirmi in qualche modo. Anche con clip vecchi, tipo un best of Bob, quello renderebbe il vlog incredibilmente figo. Photoshop Bob qui. Esatto. In questo momento. Ecco il ciao, fantasma Bob. Di Bob. Ma cioè, rendiamoci conto che ieri ho vloggato e ho dimenticato di chiedere a Kyo e Ciro dei fatti su di me. Cioè loro ne avrebbero potuti dire un beh, sacco. Beh, oggi li vedi, no? Ciro no, è già partito. Ah, Kyo, okay. Allora, si spera. Chiama anche Ciro. È vero. Vlog telefonico finito malissimo. Va bene, grazie mille. Prego, prego, quando okay. Vuole, quando vuole. Ho passato 3/4 d'ora ad asciugare le scarpe col phon perché stavo per uscire e mi sono accorta che erano ancora bagnatissime. Ovviamente l'altro paio di scarpe che ho. Super scomode. Sto raggiungendo Kyo al palazzo del Giglio, zona Giglio, una cosa del Giglio. Ciao miau, io scusate, failo est, come si dice in italiano? Disappointo, non so più parlare in italiano. Deludo! Deludi. Cazzo, non era difficile. Deludo Esther perché non saprei dire un fatto su Esther se non lo so, le solite cose tipo che è una faccina da bambina carina e il cuore di ghiaccio di un serial killer russo. Mi piace questo, mi piace, ok. L'ho delusa ma un po' meno di quanto pensassi. Adesso siamo qua a farci un giro nel stand. Abbiamo scoperto che non possiamo fare la fila per l'Oputin. Io ero convinta di arrivare bella bella alle 3 quando cominciava il meet and greet. E invece erano già esauriti i numeri. Dov'è il tuo artbook? Qua nello zaino? No! Guarda che belli cosi che ho appiccicato qua. Poi è My Clavier. Oh mio Dio, ma io li amo! Sì! Che bello! Questa è la fontana. Questa e questo è sono, lo sapete chi sono. La novità è lui. Una comparsa. È il nostro nuovo amico Normi. Spiega al nostro amico Normi cos'è la fontana. Allora, la fontana è un luogo di ritrovo per tutti i cosplayer dell'intera Lucca. Mm-hmm. Ed è un rituale necessario per tutti i cosplayer, sia che tu sia in cosplay, sia che tu non sia in cosplay, ma faccia comunque cosplay, a un certo punto farti il giro per la fontana per quanti vedere se giri? Trovi qualcuno. Quanto è necessario per incontrare qualcuno. Esatto. Sì, per includerlo in questo importante rituale. Vedrà un sacco di soggetti alla fontana. Preparati. Non vedo l'ora. Siamo qua perché siamo per incontrare Laura. E spera. Forse mi ha scritto, si spera, tra 10 minuti. Sono tanti 10 minuti. Dai, facciamo qualche giro extra alla fontana. Ciao. Sono allo stand di Formula Magica e anche Lea Pera. Come mi hai chiamato? Com'è che si legge? Lea Pier. Sia Lea Pier che Lea Pier che Lip Here. Quindi...
a vostra discrezione. Sai cosa ti sto per chiedere? Dovremmo ad essere pronti. No, non è vero. Quante cose belle, sono troppo distratta da tutto quanto. Ora penso cos'altro prendere perché ho appena preso Old Good Time. Questo l'avevo preso al Cartoon Mix ed è super bello, però Ale ha detto che questo è ancora più bello. Non lo so, dipende da se vi piacciono le cose spooky o le cose pastellose. Io conosco Esther e so che a lei piacciono le cose pastellose, quindi le ho consigliato, guarda, questo secondo me è più comprehensive della tua persona. Però c'è anche il mio lato malvagio che malvagio. Andrea si è ricordato cosa doveva dire. Un fatto che io so su di essere che fa la grafica ed è tipo la zia dei nostri volumi perché le chiediamo sempre un sacco di informazioni e di consigli. Che bello, sempre un piacere aiutarvi. Se non sa cosa dire. Allora, in questo momento ha un reggiseno bianco. Questo era una molestia sessuale, esatto, così banale. Non ho zero idee, mai presa alla sprovvista. Però questo vorrà fare abbastanza views. Grazie mille, Laura. Ma così fai views, scusa? Allora puoi farne ancora di più parlando dell'intimo di Laura. Non è caso. Oh my god, questo è un vero cazzo da dire, altro che. Ma infatti se fosse... Racconta un fatto su Laura. Meglio che non sappiate cosa si cela sotto questa felpa. Si cela già sotto questa felpa. Ne vado con la coda tra le mani. Prendi una patatina e mescoli le patatine con essa, però poi la perdi. No, devo continuare a mescolare. Aspetta, io vorrei far vedere soltanto queste due che sono letteralmente gratinate nel sale. Io sto cercando di prenderne una da 5 minuti, tipo, quando siamo da 5. Il pentolino mi uccide per le patatine. È praticamente il pentolino della salvezza. Abbiamo usato questo pentolino per tutto. Nel blog lo sanno perché mi ha ripreso mentre cucinavo un cornetto. È vero, è lo stesso del cornetto. Io ci ho fatto dei toast, è incredibile. Ho fatto toast al pentolino. Lo sapete che esistono i distributori di baguette in Francia? Beh, a Parma ci sono i distributori di parmigiano. Ok, questo è l'ultimo vlog di questo video. Grazie mille per essere arrivati fin qua e adesso salutiamo tutti insieme. Ciao! Sogni d'oro, Finocchio! Sogni d'oro!